Christmas is all around me, and so the feeling grows. It's written. Ciao ragazzi, ciao ragazze, benvenuti a questo nuovo video. Un video molto speciale perché è un incrocio tra idee per regali e anche i miei preferiti, perché alcuni di questi prodotti che vi mostrerò li ho già utilizzati e li sto utilizzando, e quindi vi posso dire che oltre a suggerirveli per regalarli, sono anche ottimi per noi. Parto dalle cosine un pochettino più economiche che si possono regalare. Ovviamente i soldini non è che sono tanti, magari alcune persone vanno fatti dei regali un pochettino più preziosi e alcune persone invece basta un piccolo pensierino, e quindi vado subito a mostrarvi alcune cosine. Ecco, questa qui è la saponetta di Sephora della linea natalizia, e vedete che carina che è. Questo con 4-5 euro è un regalo delizioso che può insomma sempre essere utile, ovviamente visto che è sapone. E sono stata da H&M, devo dire che questi prodotti mi sono piaciuti, che vi mostrerò, però non li ho provati questi qui, e avevo sentito la crema per il corpo, e 3,95 euro, guardate che carina questa confezione, per cui insomma se me la regalassero insomma, farebbe piacere. E insieme ci sono anche altre cosine carine, c'è la palettina che questa non ho provato, che costa 4,95, però vi devo dire che ho provato delle altre della scorsa estate e come scrivenza non è male per il prezzo, poi si utilizzano anche bagnati, sono ottimi e molto pigmentati. Un'altra palettina da 2,95 euro, e quindi non so, magari con 12-13 euro a un'amica, guardate quante cosine potete regalare. E poi c'era anche questo qui, praticamente burro di cacao in un barattolino. Vedete che insomma di regalini se ne trovano. Questi orecchini che vedete qua, che io appena li ho visti, siccome vicino a casa mia ahimè c'è Tally Whale, e ho trovato questi orecchini qua, vedete che carini che sono, e li ho pagati 3,90 euro. Ecco, pure questo non è male come pensiero, anche perché se me li regalassero io li accetterei molto volentieri. Ovviamente dovete sapere a chi potrebbe essere indirizzato questo tipo di orecchino, che è un po' particolare e così un po' ciondolante. Da Tally Whale anche si trovano delle cosine carine, guardate che questa spazzolina a 3,90 euro, anche questa, e fantastica borsettina con scritto I love makeup. Queste sono nuovissime, queste qui anche pochissimi euro, per cui con 10 euro orecchini, la spazzolina 10-12 euro, spazzolina e il beauty piccolino, io sarei contentissima, e anche all'amica che ha risparmiato per farmi il regalo. E ci sono altre cosine che comunque non si spendono tanto per regalare, che però sono andate a ruba, praticamente queste me le sono fatte prestare da una mia amica per mostrarvele, perché lei le aveva comprate per regalare, in giro si trovano ancora ma non dappertutto. Questo qui costa sulle 11 euro, vedete, una pochettina piccolina che c'è il mascara favoloso della Pupa Vamp, e in più c'è un altro mascara aggiuntivo, che ci sono i glitter dorati, a seconda poi della confezione c'è il colore di glitter dentro del mascara, quindi si applica il mascara nero e poi sopra nelle punte questo mascara glitteroso. 11 euro anche questi regalini originali e economici. Fantastico, è quello qui che avevo mostrato anche sulla mia pagina Facebook qualche giorno fa, è un kit della Deborah, vedete c'è il guantino, poi c'è il rossetto e lo smalto nero, e diciamo che questo qui faccio a metà con una mia amica, perché lo smalto nero non è che lo utilizzo, però lei gli serviva. Quindi lei prenderà lo smalto nero, i guanti faremo uno per uno, no scherzo,
questi qui sono i guantini neri. E il rossetto, che vabbè, io adesso faccio metà con la mia amica, però voi potete benissimo regalarvelo, tenervelo per voi. E questo qui è il rossetto, guardate che bel colore, veramente mi piace, intanto lo utilizzo io questo qua, vedete, è un colore che si addice con dei trucchi un po' come quello che ho io, un po' intensi per gli occhi. Questo qui costava sui 15 euro, però poi avevamo gli sconti e quindi l'abbiamo pagato non tanto insomma. E, altra proposta di regalino oltre che per noi. E adesso quelli che vi mostrerò, alcune cosine le ho già utilizzate, e sono il profumo, mi sono innamorata di questo profumo della Bottega Verde Natalizia Limited Edition, che proprio ha il, cioè, il profumo del Natale. Mamma mia, e ecco questo qui sui 14 euro, poi ci sapete che ci sono sempre gli sconti, sempre lì da Bottega Verde, per cui non è che si paga tanto. Questo me lo tengo io perché mi piace troppo. Altra idea carina per un'amica che si trucca e che comunque sto utilizzando io adesso in questi giorni per vedere come mi trovo, è la BB Cream Primer della Pupa. Questo è lo 01, proprio nude, e l'ho applicato anche prima di questo tipo di make up e devo dire che non mi sono trovata male con il BB Cream. Ce ne sono di due colorazioni, sand, ma sinceramente va bene per quando non si è abbronzate. Ho visto pure l'altra colorazione, eccola qua il formato, tanto questo è mio, vedete com'è, è 50 ml, per cui dura parecchio, poi ne basta poco, comunque anche oltre per voi, magari per fare un pensierino. E ve la mostro. Questa qui praticamente, questa palettina l'avrò corteggiata da 2 mesi, da quando l'ho vista al press day da Sephora a Milano, che mi sono innamorata completamente. Eccola qua, questa qui è l'involucro esterno, e questa qui invece è l'interno, che è la Sleek Natalizia. L'ho utilizzata per ricreare questo make up, per cui vedete qua che colorazioni tutte pigmentate e stupende. E ce n'è una in più, chissà per chi sarà. E queste qua, ecco, io se riuscite a trovarle, perché quando sono andata me le sono fatte mettere via e non ce n'erano praticamente più. Quindi un regalino, pure questo economico, 9 euro e qualcosa, e molto gradito. E questo qui sono nuovissimi, anche questa non l'ho provato, però lo proverò perché mi piace questo tipo qua. E guardate, Bubble Nail Art, che è un po' tipo Caviar Manicure della Châtel, e è molto carino. Adesso non ho visto bene, però sono andata lì a prendere la Sleek, c'erano praticamente le ragazze che assalivano il display di questa nail art qua, vedete com'è fatto, è sempre nella stessa maniera dell'altro utilizzo della Caviar Manicure, forse un pochettino più veloce. Anche questa sia per voi che come proposta natalizia, tra virgolette, potete fare anche così con, il fidanzato, con chi, farvi dare magari dei soldini perché vi comprate quello che volete, o altrimenti tanti regalini ma utili. Eccola qua, questa è quella lì appena uscita, e tante ragazze mi hanno chiesto, perché vedete ne ho due, questa è utilizzata, non è che non l'ho mai utilizzata, e mi hanno chiesto che differenza c'è tra quella bianca e quella rosa, e praticamente questa è quella pro, che va utilizzata per i make up artist uomini, però adesso la sto utilizzando io, sinceramente rispetto alle altre la trovo più morbida, però non so se è un'impressione. E anche questo è un regalo per chi, amica truccatrice o che si trucca tanto, è molto gradito. Poi ci sono delle confezioni, se andate a vedere sul sito, veramente carine, con tutti i colori delle beauty blender, bianca, rosa e nera, black, sperando che non siano finite. E questi qui sono anche Models A1 mini models, praticamente sono dei, vedete, smaltini carini per fare dei regali. Anche questi li trovate su Makeuplandia, piccoli pensieri magari un po' più originali dalle solite cose che si possono trovare nei negozi.
Passiamo alle cose leggermente più costose, molto più particolari e speciali. Ne ho selezionate poche perché insomma è proprio la crème della crème. C'è questa qui che è proprio ultimissima news, è la BB Cream per gli occhi di Erborian, che sapete, tac tac dove sta? Vabbè, questa è quella piccolina BB Cream, questa qui, quella naturale al ginseng, e adesso hanno ricreato anche questa qui per gli occhi e non l'ho ancora provata, la proverò prossimamente in uno dei miei tutorial per Natale e quindi lo vedrete all'opera questa, la vedrete all'opera questa crema come si utilizzerà. Comunque si può utilizzare come correttore, come cos'è che dice qua? Come effetto lisciante e correttore e anche pelle da baby. Vedremo se è così. E una palettina che secondo me è comodissima, sapete che adesso è uscita la Naked Basic proprio con i colori essenziali della Naked, e c'è questa qui della Smoky, della Makeup Forever, che si trova ancora, che l'hanno rieditata di nuovo e è fantastica. Ecco, questa qui secondo me è ancora migliore della Naked come pensierino, perché ci sono dei colori, vedete, molto scuri, quindi si possono, e anche diversi uno dall'altro, quindi si possono ricreare diversi tipi di make-up. Invece con la Naked magari sempre su quelle tonalità del bronzo, marrone, oro, eccetera. Guardate, poi essendo piccolissima si può portare benissimo nella borsetta. E per finire, che tantissimi hanno chiesto di mostrare questa palette qua, è la Bonbon Shadow, eccola qua, che questa devo dire che l'ho presa già 2 mesi fa e mi sono portata un pochettino avanti con le cosine che mi potessero piacere per il Natale. E guardate subito dal vivo, ecco la palettina, non è stata ancora utilizzata. Comunque i colori sono proprio pigmentatissimi e dentro trovate un primer per il viso e un mascara grossissimo, eccolo qua. Confezione grande, vedete, un Gush mascara, eccolo qua. E poi sono 4, 8, 12 ombretti, per cui vedete pure questi. E poi c'è anche lo specchietto, quindi vi potete specchiare qua. Papà, altre 2 cosine che mi sono state regalate, che però vi suggerisco o da farvi regalare o da regalare, carinissime, è questo qui, sono dei block notes a stick della, vedete, della Disney Store, originalissimi, di diverse misure. E non costa neanche tanto, non lo so, qui non c'è il prezzo, me l'hanno tolto, poi me l'hanno regalato. E poi questo fashion notebook che penso che lo trovate nelle grandi librerie, altrimenti vi metto la casa editrice qua sotto al video, quindi lo potete andare a recuperare, ma non dovrebbe costare neanche questo tanto. Vedete qua, ci sono delle pagine vuote che le potete riempire con fotografie dei vostri outfit oppure dei vostri make-up, vedete, unghie, eccetera. È veramente originalissimo e quindi è da farsi regalare, non da regalare. Questa qui è tutta stata una carrellata, avete visto un po' di prodotti, parecchi prodotti. Era un po' che non vi mostravo un po' di cosine, penso che questa qui sia la creme delle cose più interessanti e non e costosissime che ci sono in questo periodo in giro. Il make-up che vedete lo potete trovare il tutorial qui sotto, vi lascio il link di Legnano Web TV dove ho ricreato questo tipo di make-up alla Kim Kardashian e spero che vi piaccia anche questo make-up. Vi bacio a tutti quanti, io mi metto il mio cappellino perché io penso che sia quasi ora. Ops, qui c'è anche ci sono un po' di cannelline, qui c'è il piccolino whiskino, questa volta facciamo un mostro e vi baciamo tutti quanti, ci vediamo presto, ciao. It's written in